Ciao amici di Unilingue, sono qui con Marco dei Gunners. Oggi la partita l'avete vinta 3-0. È stata bella, ti è piaciuta? È stata una partita combattuta, ovviamente, grazie al nostro bomber Brullo siamo riusciti a uscirne a testa alta. Complimenti, allora. Grazie, grazie. No, ma complimenti a Brullo, al bomber, chiaramente. No, a parte scherzi, abbiamo preso questo primo posto grazie al favore che ci hanno fatto i Ciscampo la Rissa. Però speravamo di incontrarli in realtà, no? Per avere anche quella sicurezza di essere veramente noi più forti, anche se comunque ormai si presume, non c'è più niente da fare. Ciao amici di Unilingue, siamo qui con Fabrizio dei Gunners. Volevamo giocare, eravamo abbastanza carichi, però vuol dire che ci incontreremo a ritorno. Siete ancora comunque secondo in classifica, ora siete passati comunque a 12 punti, ci scappa la vista. Sì, ma dove sei? Sì, hanno ricevuto la penalità. Infatti sono stati schierati dai loro punti 2 punti. Comunque niente, cosa possiamo dire? Alla fine siete qualificati per arrivare prima in classifica? Sì, certo, ci contiamo ad arrivare primi e quindi li aspettiamo con ansia al ritorno in casa, perché avevamo molta voglia di giocare. Invece sulle prossime partite hai qualche commento, so che dovete recuperare quella con l'Erasmus? Un commento vorrei fare, spero che il nostro capitano sia più incisivo per le prossime partite, che renda di più e che il nostro terzino Luigi Crescimone cerchi di segnare come ha sempre fatto in queste partite. No, la squadra è tutta sulle mie spalle, già si vede. Alla prossima, ciao! Allora, scelgo loro. Colosseo 5. Colosseo 5. Palla. Palla e poi la porta. Perché bocca all'ora. Oh, stai! It breaks.
Sofferta, abbiamo pareggiato all'ultimo, secondo me le squadre meritano di qualificarsi, bisogna mettere un impegno, comunque la squadra c'è, il valore, l'attaccamento alla maglia l'abbiamo visto, chi ha giocato di meno oggi ha saputo farsi valere. Invece per quanto riguarda te sappiamo che non è iniziato subito il torneo con questa squadra, è stato comunque un buonissimo acquisto, hai fatto il primo gol al primo minuto. Non lo so, come ti stai trovando con questa? A posto? No, con la squadra mi trovo abbastanza bene, giochiamo sì, ho iniziato la seconda giornata, oggi un po' è mancato, ma è un po' di fortuna, un bel campionato, sicuramente ci sarà. Va bene, ok. Allora vi ringrazio entrambi e alla prossima. Grazie a te. Ed eccoci di nuovo qua, stavolta però siamo con Enrico della squadra QDC. La partita è finita 2-2, diciamo che stavate vinciando quasi fino alla fine, però c'è stato un piccolo blackout. All'inizio abbiamo preso un gol subito, però siamo riusciti a ripetere il risultato, ma alla fine, forse complice un tocco di mano, abbiamo preso questo gol al 90. Siamo contenti lo stesso per la prestazione. Ma la squadra avversaria come ti sta andando? Sono molto forti, infatti ho sentito anche l'intervista precedente, sono d'accordo che riusciremo, spero, ad andare entrambi alla fine. Mamma, no, ti vuoi qualche commento da fare su qualche compagno? No, sono contento della mia squadra, anche se spesso non riusciamo ad essere tutti, questo è un problema. Cioè, secondo me con la squadra completa potremmo giocarci tranquillamente con tutta la squadra. Va bene, ok, grazie mille Enrico, e alla prossima. Tocca al lupo.
tutto. Oh, my God.
Champions League, siamo alla terza partita, siamo qui con il capitano Lesirisa, che ha fatto l'ultimo gol, questa partita è finita 11-0, cosa ci vuoi dire? Innanzitutto sono ben orgoglioso dei miei ragazzi. Dopo tanto impegno e tanto sacrificio è arrivato alla prima volta dopo 3 anni. Sono ben orgoglioso. Ringrazio loro perché senza di loro non sarei mai riuscito a segnare e soprattutto sono i miei grandissimi amici e quindi ci stiamo soprattutto per questo. Ma ti sei levato la maglietta quando hai fatto il gol? Possiamo vedere la maglietta che sotto? Sì, questa è una dedica ad Amsterdam, bellissima città, il paese dei balocchi diciamo, e invito tutti quanti, le righe, ad andarci. Quindi sei rimasto affascinato da questa città? Sì, sì, ci starei sempre. Va bene, ma senti un'altra cosa invece tornando al campionato. La partita l'avete contro i Tattelis, ma pensi che riuscirete a portare a casa i 3 punti e provare in entrare nella Champions? Ma sei capitano! Ovviamente, non teniamo nessuno e andiamo avanti. Siamo stati un po' sfortunati nella prima partita, ma ce la faremo, ce la faremo. Va bene, grazie mille! Grande capitano! Bella raga! Ciao! Ed eccoci ora qui con Dario della squadra Beta Team. Oggi siete partiti comunque con un grande svantaggio, ovvero la mancanza comunque del portiere. E anche dell'estremo difensore. Sì, sì, ci siamo dovuti adattare i ruoli non nostri. Le tante assenze anche si pagano a caro prezzo. Purtroppo abbiamo una differenza di a quanto... scandaloso diciamo, però noi ci divertiamo, ci viviamo per divertirci soprattutto e niente. Certo, qualche giuventino potrebbe fare qualche critica su questa tua ultima affermazione, però lo dico, lo possiamo dire da giuventino, da ci sono tanti giuventini in squadra, però va bene, comunque a parte questo abbiamo notato comunque che ci sono stati dei miglioramenti, state giocando meglio insieme ora. Cominciamo a conoscerci, per quanto ogni partita la formazione è sempre diversa, ci adattiamo, ci dobbiamo adattare. Infatti comunque dobbiamo sottolineare il fatto che voi siete una squadra che proprio non si conosceva assolutamente. È il primo anno che siamo iscritti a questo torneo, la maggior parte siamo matricole a livello universitario pure, quindi ci manca l'esperienza internazionale, ecco, per vincere. Va bene, ok. Grazie mille. Grazie a voi. Alla prossima. Ciao ragazzi.